Salve, benvenuta nel suo appuntamento di riflessologia sul palmo delle mani. Ok? Ah, va bene. Quindi vuole solo imparare un pochino la riflessologia generale sul palmo della mano. Va bene, non c'è problema. Allora si accomodi pure che iniziamo. Ok, mi dia la mano sinistra. Grazie. Oggi andrò a mostrarle i vari punti sulla mano, a cosa corrispondono. Qui le faccio vedere uno schema generale. Qui abbiamo la mano destra palmare, la mano sinistra palmare, il dorso sinistro e il dorso destro. Ok, cominciamo con il dorso. E molti punti sono corrispondenti sia sulla mano sinistra che sulla mano destra. Allora, i denti corrispondono a questo punto delle dita, quindi qui. Ok. Quindi questo punto indice, medio, anulare, mignolo e anche pollice. Ok, e per ognuno di questi punti, anche sull'altro dorso, va fatto, va bene così, 10-15 secondi di massaggio circolare a dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E infine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. E questi erano i denti. Passiamo alla circolazione linfatica superiore, che si trova negli spazi interditali. Quindi abbiamo qui, qui, qui e qui. Andiamo con movimenti rotatori per almeno 10 secondi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sentendo, io sto applicando una leggerissima pressione, non va applicata troppa pressione. Poi in questo punto, tutto qui,
come può vedere. Abbiamo faringe, laringe e trachea. E questi li andremo a trattare con un po' di digitopressione. Quindi andremo a fare della leggera pressione su ogni punto, in questo modo. Digitopressione lungo tutto il tratto. La faremo dalle 3 alle 5 volte. Ok, e questo vale sia a sinistra che a destra. Poi abbiamo i bronchi. I bronchi sono questo punto qui, al di sotto della faringe. E qui andiamo con un movimento rotatorio per 10-15 secondi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo. Passiamo ora alla bocca e la bocca si trova esattamente un semicerchio e andremo sempre qui con una digitopressione dalle 3 alle 5 volte, quindi andiamo a farla 5 volte. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Infine qui abbiamo le coste. Andiamo sempre con la digitopressione. Quindi. Dalle 3 alle 5 volte. 2 e 3. Ok. Passiamo al palmo. Passiamo al cervello. Qui abbiamo il cervello su ogni punta del palmo, quindi qui, 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 tutta questa zona, tutta questa zona, tutta questa zona. E qui distinguiamo cervello e più in su cervelletto. Quindi prima facciamo delle rotazioni sia cervello sia cervelletto e poi della digitopressione. Quindi ve lo faccio vedere su due dita. Facciamo qui rotazione 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E poi andiamo con la digitopressione dalle 3 alle 5 volte. Quindi digito. Ok. 2 e 3. 2 e 3.
sia sul cervello che sul cervelletto, e questo corrisponde anche all'altro palmo. Ok, poi sulla punta dei palmi abbiamo i seni paranasali e la calotta cranica, quindi su questa parte avremo seni paranasali e calotta cranica, proprio qui sull'estrema punta del dito. Ok, e qui andiamo solo con movimenti circolari, quindi sempre 10-15 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, poi abbiamo gli occhi. Gli occhi si trovano in queste zone. Abbiamo legato al medio. Tutta questa zona collegato al mignolo. Queste zone qui. E gli occhi si va con la digitopressione dalle 3 alle 5 volte. Quindi ancora 1, 2, 3. Ok, qui sotto abbiamo i polmoni. Tutta questa zona. E i polmoni si va di nuovo con la digitopressione. Quindi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalle 3 alle 5 volte. Abbiamo un punto particolare che è il plesso solare. In questo punto io vado di rotazione per 10-15 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui abbiamo lo stomaco. E anche qui si va con la digitopressione. Quindi 1, 2, 3 e possiamo farci una 5, 4 e 5. E intanto rilassa. Lungo il pollice abbiamo una zona molto particolare perché è la zona della colonna vertebrale che va da qui e si divide nelle zone. Arriva fin qui. E questa andiamo prima con la rotazione e poi con la digitopressione su ogni punto. Quindi faremo la rotazione qui, qui. E qui digito pressione, rotazione, rotazione, rotazione e digito pressione. Quindi ad esempio 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Poi qui abbiamo il cuore, che si trova solo sulla sinistra e non sulla destra, e il cuore andiamo con la rotazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, allora io adesso le ho spiegato in breve i punti principali su cui potrà lavorare, se avrà dei problemi anche lievi in questi organi, in queste zone. Però poi volevo farle vedere solo poi il sistema endocrino, che si trova qui, e le ghiandole endocrine producono gli ormoni responsabili di molte funzioni base dell'organismo. La riflessologia può aiutare a regolare le funzioni riguardanti la crescita e il metabolismo basale. Ipofisi, tiroide, ghiandole surrenali, gonadi e pancreas possono essere stimolate efficacemente, aiutando l'organismo a trovare il suo equilibrio metabolico ormonale, favorendo lo sviluppo armonico e il benessere generale. E l'ipofisi si trova qui. 1 e 2. E qui va di rotazione, sempre 10-15 secondi. Poi, un'altra cosa interessante, l'ultima, può essere un rimedio contro l'insonnia. Se vi svegliate durante la notte e non riuscite più a addormentarvi, premete fra indice e pollice il punto che si trova in mezzo al muscolo, fra il metacarpo del pollice e quello dell'indice della mano. Quindi qui, e devo massaggiare il punto che si trova fra indice e pollice, in questo modo, in tutte e due le mani. Ok, io spero che questa seduta vi sia stata utile, l'abbia rilassata, e spero che potrà anche usufruire di questi punti per avere dei benefici a livello della salute, e spero che magari appassionandosi alla materia voglia scoprire tutti gli altri punti anche un po' più particolari. Io la ringrazio. Buona giornata.